Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. In questo video, come vi avevo accennato nel video che ho fatto sull'Alsazia, quindi se non lo avete visto vi invito ad andare a vederlo, vi lascio il link in descrizione, vorrei parlarvi del mio viaggio nella Foresta Nera in Germania. È stato in realtà non proprio un viaggio vero e proprio, ma è stata un'escursione che io ho fatto durante il viaggio in Alsazia. Quindi, siccome Strasburgo è veramente vicinissimo alla Foresta Nera, perché è proprio al confine, abbiamo deciso di dedicare un giorno per andare a vedere la Foresta Nera. Io però non ho inserito questa escursione nel video sull'Alsazia perché secondo me la Foresta Nera meritava un video a parte, un po' perché è veramente bella. E un po' perché avevo un pochino di cose da raccontarvi e quindi mi faceva piacere prendermi un pochino più di spazio e fare questo video con un pochino più di calma. Per tutti i dettagli, come al solito, vi invito a visitare il mio sito www.giramondo.biz perché lì potete trovare maggiori dettagli e il materiale in PDF da scaricare gratuitamente. Questo viaggio, questa escursione è durata un solo giorno, quindi tutto quello che io vi dirò è fattibile in un giorno solo. Noi volevamo andare a vedere le cascate di Triberg che si trovano appunto vicino a Strasburgo. Questo che state vedendo adesso è il percorso che noi abbiamo fatto. Siamo arrivati alle cascate e sono rimasta veramente, veramente affascinata per la bellezza di questo luogo. Allora, questa è la cartina che ci hanno dato quando siamo arrivati alle cascate. L'ingresso, tenete presente che è a pagamento, bisogna comprare un biglietto e poi si sale e si fa il percorso. È un percorso che è abbastanza fattibile un po' per tutti, però tenete presente che ci sono dei pezzi che rimangono in salita e degli altri pezzi dove comunque bisogna salire delle scale, scale da bosco, diciamo, perché poi rimane immerso nel bosco. Quindi ci sono magari degli scalini alti con un tronco di legno che fa, diciamo, da protezione per lo scalino, però insomma, se avete delle difficoltà di movimento, magari tenetelo presente perché non è un percorso in pianura, è comunque un percorso dove ci sono sali, scendi e scalini. Però se non avete problemi di movimento andateci perché davvero ne vale davvero la pena. Questo è il percorso, vi faccio vedere la mappa, ma poi potete scaricarla sul mio sito gratuitamente. Praticamente noi siamo entrati qua, che questo era l'ingresso principale, e siamo arrivati in cima. Abbiamo guardato, abbiamo percorso, diciamo, abbiamo seguito l'indicazione che abbiamo trovato su questa mappa. È davvero spettacolare, c'è questa atmosfera davvero suggestiva perché queste cascate sono qualcosa di spettacolare e è una passeggiata nella natura, un'escursione nella natura che davvero lascia qualche cosa. Veramente, quando siamo arrivati lì ci siamo resi conto che l'orologio si poteva visitare anche all'escursione, quindi era possibile vedere il suo grande meccanismo. E tra l'altro non è neanche tanto lunga, perché noi comunque siamo riusciti a fare questa escursione al mattino e poi al pomeriggio andare a vedere anche altre cose. Poi ovviamente questo dipende dalla vostra capacità, diciamo, dal vostro allenamento fisico, dalla vostra capacità di resistenza, magari alle salite, agli scalini, perché poi ovviamente non siamo tutti uguali su quello. Però io quando ho fatto quel viaggio lì non ero sportiva come sono adesso, perché adesso sono diventata sportiva, mi muovo tanto, cammino, vado volentieri a piedi. A quei tempi lì non ero così assolutamente. E devo dire che sono riuscita comunque a fare quell'escursione e a restarne contenta, quindi direi che se ce l'ho fatta io in quel periodo ce la fanno tutti. Questo perché comunque non ero affatto sportiva. Nel pomeriggio siamo andati a vedere l'orologio a cuckoo più grande del mondo, che si trova a Skonach. Io credo si pronunci così, non lo so, è un nome tedesco. Allora, praticamente Triberg è qua e Skonach rimane subito qua, quindi è proprio vicino vicino. Ci abbiamo messo proprio un quarto d'ora, cioè una cosa veramente fattibile, fattibile al massimo. L'orologio a cuckoo più grande del mondo è la cosa che in assoluto mi ha divertita di più. Questo perché? Perché questo orologio
si presenta come una casa, ma in realtà è un orologio che è grande quanto una casa. Quando la lancetta segna la mezz'ora o segna l'ora, esce questo grosso cucù. Quando siamo arrivati lì, ci siamo resi conto che l'orologio si poteva visitare anche all'interno, quindi era possibile vedere il suo grande meccanismo. Questo è il meccanismo dell'orologio a cuckoo, che come vedete ovviamente è proporzionato alla dimensione dell'orologio ed è veramente una cosa particolare molto bella da vedere. Sempre nella Foresta Nera abbiamo fatto il giro degli orologi perché c'è la strada proprio degli orologi. A noi hanno dato questa cartina qua e è la cartina della strada degli orologi perché appunto è possibile, seguendo questo percorso, andare a visitare tutti gli orologi, tutti i negozi di orologio di orologi che ci sono in questa località. La cosa più particolare che è successa e che noi pensavamo che non sarebbe mai potuto accadere è che noi ci siamo comprati l'orologio a cucù e io non pensavo che mai e poi mai avrei fatto una cosa del genere perché io avevo in mente gli orologi a cucù degli anni 70 di plastica che erano veramente osceni e non pensavo assolutamente che avrei potuto fare una cosa del genere. Quando siamo arrivati lì e ci siamo ritrovati in questo negozio con tutti questi cucù in legno, rigorosamente fatti a mano, di una bellezza veramente senza, cioè non ci sono parole per descrivere quanto erano belli. Atmosfera, con tutti questi orologi ne siamo rimasti talmente affascinati che abbiamo pensato di comprarci un orologio a cucù. La cosa veramente importante che io vi volevo segnalare qualora voi doveste decidere di comprarvi un orologio a cucù è che è importantissimo che abbia la levetta per poter attivare o disattivare il cucù. Voi vedrete che a lato dell'orologio c'è una levetta che si può sollevare oppure tirare giù e questo disattiva il cucù, perché se voi lo comprate senza levetta, perché quelli senza levetta costano meno. Però il problema è che se voi lo comprate senza la levetta, il cucù vi suona anche durante la notte. Quindi per evitare che suoni dovete staccarlo, quindi ovviamente avete l'orologio poi non funzionante. Se invece voi lo comprate con la levetta, potete lasciare che l'orologio continui a funzionare anche durante la notte, ma impedirete al cucù di uscire fuori, quindi di svegliarvi ogni ora durante la notte. Un'altra cosa importante, io mai e poi mai pensavo che avrei comprato un orologio di questo tipo, però devo dire che adesso sono ormai quasi 10 anni che ho questo orologio in casa e devo dire che veramente non dà nessun fastidio, nel senso che anche il rumore che fa il classico tic-tac dell'orologio, però a parte che poi ci si abitua. Però non è come gli orologi di plastica, è diverso, è comunque un ticchettio che non infastidisce. Io non so come spiegarvelo, però davvero fa un suono che è diverso dagli orologi che sono, diciamo, fatti non a mano, cioè gli orologi classici industriali. Questi orologi che sono rigorosamente fatti a mano hanno veramente anche un modo diverso di essere rumorosi, nel senso che veramente io non credevo, ma non mi ha mai dato nessun fastidio. Quando esce il cucù ogni mezz'ora e ogni ora, devo dire che mette allegria, cioè non infastidisce comunque. Io ripeto, sono 10 anni che ho questo orologio e neanche una volta mi è capitato di pensare che mi stesse dando fastidio. L'unico momento in cui io stacco l'orologio è il momento in cui faccio i video da caricare qui su YouTube, perché mi hanno detto che comunque si sentiva il ticchettio di sotto e ad alcune persone dava un po' fastidio perché non riuscivano a concentrarsi sulla mia voce, su quello che dicevo io. Quindi è l'unico momento in cui io veramente stacco il cucù. Se no, non l'ho mai staccato in vita mia e non mi ha mai dato nessun fastidio. Io vorrei farvelo vedere perché veramente è qualcosa di molto affascinante che mi mette davvero tanta allegria. E ha la carica manuale, non a pile, quindi questo lo rende ancora più bello e ancora più particolare. Andiamo a vedere insieme il mio orologio a cucù. Ecco qua ragazzi, questo è l'orologio a cucù di cui vi parlavo. Come vedete è tutto realizzato in legno, è fatto a mano e adesso vi spiego come funziona. In questo momento è fermo. Per
Per dare la carica è sufficiente dare un colpetto con il dito qui alla pendola e comincia a funzionare. Poi l'orologio ha queste corde vanno tirate su nel momento in cui si dà la carica a mano e ci sono poi delle pigne che però sono finite esattamente dietro al mobile, quindi ecco, forse riuscite a vederla un pochino. Poi quello che vi dicevo invece riguardante la levetta per attivare o disattivare il cucù è qua. Questa levetta quando si tira verso il basso praticamente permette di attivare il cucù. Adesso il cucù uscirà ovviamente quando l'orologio farà le 9. Io adesso ve lo sposto a mano per farvi vedere. Ecco ragazzi, questo è quello che accade in casa mia ogni giorno, ogni mezz'ora, ogni ora quando scatta l'orologio. Adesso lo sentite di sottofondo perché io ho fatto andare l'orologio e poi non l'ho staccato, me lo sono dimenticato acceso. Però comunque sono arrivata alla fine del video perché direi che le cose principali che ho visto ve le ho dette. Sono veramente dei luoghi molto belli che io vi consiglio assolutamente di andare a vedere e vi assicuro che anche se adesso state pensando io mai e poi mai vi comprerei un orologio a cucù, nel momento in cui arrivate lì e vi trovate tutti gli orologi davanti di legno fatti a mano, così belli, così particolari e così suggestivi, vi assicuro che un piccolo pensierino sull'orologio a cucù ce lo farete anche voi. Un'ultima notizia così un po' più pratica, io quell'orologio lì l'ho pagato 80 euro, quindi sono cifre comunque, insomma, non è proprio un souvenir da 5 euro, sono cifre di un certo spessore, se così vogliamo, però vi assicuro che per essere un oggetto fatto a mano, che comunque dura tantissimo, perché un orologio a cucù arriva a durare fino a 200 anni, quindi comunque davvero ne vale la pena e tutto sommato è una cifra abbastanza contenuta per il tipo di oggetto che è. Quindi fatemi sapere magari se anche voi avete un orologio a cucù, se siete stati in questi posti, se hanno esercitato su di voi lo stesso fascino che hanno esercitato su di me. Vi aspetto come sempre al prossimo video, vi mando un bacio e buona serata a tutti.